Giovani pianisti della Bruno in concerto si conclude nel giardino multisensoriale dell'Istituto Antonio Bruno di Biancavilla il progetto musicale di pianoforte curato dal maestro Giuseppe Stancampiano, docente di musica nell'Istituto Biancavillese. Alla presenza di genitori e personale scolastico, i piccoli alunni a turno si sono esibiti suonando il pianoforte. Questa è la ciliegina sulla torta, perché ogni anno il maestro Stancampiano chiude l'anno scolastico proprio con i concerti, con il suo concerto che è stato tenuto in passato al teatro La Fenice. Poi il Covid purtroppo ha fermato anche questa attività, ma quest'anno è stata ripresa con un valore aggiunto. Il nostro giardino, questo scenario naturale che comunque fa da sfondo a quella che è la musica, quella che è un'arte molto sentita e assolutamente coltivata nella nostra scuola. Siamo arrivati ormai alla, escludendo l'anno del Covid che non abbiamo potuto fare nulla, siamo arrivati alla quinta edizione. Quest'anno la location è abbastanza particolare perché siamo nel giardino multisensoriale, bellissimo giardino multisensoriale della nostra scuola. Stasera vedremo l'esibizione di quasi 40 ragazzini di età compresa fra i 7 e i 13 anni che si cimentano con pezzi da repertorio e pezzi didattici. La cosa che volevo sottolineare è che venendo in questa scuola sono rimasto molto sorpreso dall'utenza, in che senso? Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che così tanti ragazzini si avvicinano a questo strumento. Per me è stata veramente, perché 40 ragazzini che fanno pianoforte, veramente sono tanti, è quasi diciamo, una classe a indirizzo strumentale. Ecco, tra di loro c'è un piccolo Mozart, un piccolo Bach, un piccolo Beethoven. Ma guarda, il talento c'è. C'è in alcuni in maniera particolare, e, oltre al talento però serve anche la passione per lo studio, perché molto spesso io ho incontrato dei ragazzi molto talentuosi che però dinanzi allo studio dello strumento, perché all'inizio il pianoforte si fa sotto forma di gioco, giochiamo, to play in inglese significa pure, oltre che suonare, significa giocare, però questo gioco ben presto si trasforma in un'attività molto seria, perché lo strumento, il pianoforte è uno strumento che richiede tanta dedizione. Tanto lavoro e tanto studio. Ecco, tu che suoni il pianoforte da una vita praticamente, quanto è bello per te insegnare questo strumento ai tuoi alunni? Ma guarda, il pianoforte è stato il mio compagno di vita. Io ho iniziato giovanissimo, mi ha sempre accompagnato in tutti i momenti della mia vita e anche nei momenti più difficili il pianoforte è stato, come dire, il punto fermo, uno dei punti fermi della mia vita, che mi ha alcuna volta consolato, mi ha fatto compagnia, mi ha dato sempre la carica di stare proprio a contatto con la musica e con lo strumento. E questo che il consiglio che do ai giovani, avvicinatevi a uno strumento, perché lo strumento vi arricchisce, vi completa, vi educa e vi dà una forma mentis, un modo di pensare la vita del tutto diverso.